con Valeriano Nciamma al termine della 14ª giornata. Adriese FC Arzignano Valchiampo 2-1 il risultato, con le reti di Calì e Moras per noi. Valeriano, partiamo da qui, partiamo dalla partita. È stata una bella partita, giocata intensamente, giocata di squadra, con coraggio, con intensità, e siamo riusciti a trovare la vittoria perché siamo stati uniti, siamo stati pazienti, e questo è una forza di questa squadra. E con tanta personalità, soprattutto con tanta personalità, siamo riusciti a venire qua facendo il nostro gioco e a portare a casa i 3 punti. Sei entrato subito dal primo tempo al 7° minuto sostituendo Daniele Forte, e così rientri in campo dopo un periodo che sei stato fuori per un piccolo infortunio. Quindi diciamo una vittoria importante ancora di più per te. Innanzitutto spero che l'infortunio del mio compagno, di Dani, non sia grave, perché comunque sia dispiace che quando si fa male un compagno, no? E immagino che quando mi ero fatto male io, e dispiaceva ai miei compagni, quindi spero che non sia niente di grave. E non è stato semplice perché, sai, dopo aver fatto 2 o 3 allenamenti così con la squadra, dopo essere stato fermo per quasi un mese, non è stato semplice, però i miei compagni mi hanno aiutato, la squadra mi ha aiutato e sono riuscito a fare una buona partita. Una partita che ti ha visto essere un po' in tutti i ruoli, al di là del tuo, anche in difesa hai coperto bene anche nel secondo tempo, quindi sei stato protagonista di questo big match. Ora Valeriano, guardiamo al domani, cioè ci si prepara subito per l'ultima partita casalinga prima della sosta delle feste contro l'Este. Sì, comunque la vittoria di oggi dà entusiasmo, dà consapevolezza, però da martedì bisogna ricominciare a pedalare, bisogna continuare il nostro percorso, no? Perché comunque mancano ancora 2 partite prima della sosta, e domenico sabato arriva l'Este. Bisogna stare sempre sul pezzo, sempre con le antenne belle tirate all'insù, perché bisogna preparare una bella settimana, perché è importante quanto è importante oggi. Valeriano, dal Bettinazzi di Adria, cosa ti porti a casa e cosa vi portate a casa? Oggi per me sono molto contento di essere tornato a dare una mano ai miei compagni, onestamente. Sono molto felice di aver dato un contributo a portare a casa questi 3 punti. E di squadra, di società, e ci portiamo a casa questa grande prestazione dal punto di vista di personalità, di carattere, perché viene fuori il aiutarsi, viene fuori il essere compatti, essere squadra ed essere molto 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 uniti. Valeriano, grazie di cuore, complimenti a te e a tutta la squadra. Grazie mille, Chiara, grazie.